Segreteria generale con una riduzione di circa 17.950. Nella parte riguarda invece l'ufficio tecnico una minor spesa di 28.000 euro. Un aumento invece per quanto riguarda sempre le spese del personale per un aumento contrattuale che è stato dovuto, è stato stanziato e una riduzione quindi generale, adesso guardo che non mi sia sbagliata nella missione. Mi sono persa anch'io nelle varie variazioni, ma no, si era riscontrato una riduzione delle spese riguardo all'urbanistica per il discorso della dirigenza che non c'è, questo che ha comportato una riduzione della spesa. Un aumento delle spese invece di manutenzione, siamo riusciti a integrare quelle che sono le spese necessarie per la manutenzione delle scuole. Ci sono dei risparmi risparmi di spesa sempre sul personale. Per quanto riguarda il settore del sportivo, perché un addetto del settore è passato quindi non è stato più necessario, cioè scusate, la spesa relativa al personale che era attribuito a questo settore, spostandosi ad altro settore, ha creato un'economia di spesa su quel capitolo. Ci sono stati diversi risparmi di spesa nelle aggiudicazioni dei vari lavori fatti sempre sugli impianti sportivi e quindi in generale, tornando a quello che è il dato generale che emerge da tutte queste variazioni, mi sono persa. No, è complicato. Questo ammetto che è stato di un certo impegno il ricostruire e riguardare ogni singola spesa e risparmio. E quindi magari se vuole intervenire perché è stato innanzitutto applicato una quota dell'avanzo di amministrazione di 251.000 euro pari a 201.800 in investimenti, che in parte sono andati ad aumentare quello che erano le spese già attribuite per le famose valvole termostatiche, perché diciamo che l'intervento sulle scuole richiedeva un'ulteriore implementazione riguardo al lavaggio degli impianti. Quindi siamo riusciti ad attribuire altri 51.000 euro sì, per il discorso delle valvole. Tutto il resto è stato invece attribuito alla manutenzione delle strade. È stato aumentato anche il fondo rischi, che trovo qua. Aspetta.
dove l'abbiamo messo. E nella delibera? Quel 39.000 euro qua. Passo un attimo la parola. No, l'assessore si riferiva, avendo ridotto lo stanziamento per il recupero evasione, essendo un'entrata a rischio, riscossione, c'è collegato il fondo rischi di dubbia esigibilità, quindi avendo ridotto l'entrata è stato ridotto proporzionalmente anche il fondo rischi, insomma, di circa 30.000 euro, circa un 30% della diminuzione della spesa. Sì, questa è una variazione un po', una volta si chiamava assestamento generale bilancio, con l'armonizzazione contabile hanno spostato l'assestamento a luglio, l'hanno anticipato molto presto. Noi in ogni caso a novembre abbiamo bisogno di fare questa sistemazione definitiva. Avete visto l'allegato, comprende tutte le variazioni, ad esempio alle spese di personale, perché l'ufficio personale, rispetto alla previsione fatta, rispetto a tutto quello che è successo nell'anno, scoperture di posti, assegni familiari assegnati, eccetera, ci sistema praticamente il dato che trovate dopo questa variazione, esattamente sarà quella di consuntivo della spesa di personale. E quest'anno, per varie vicissitudini sul personale, abbiamo avuto diverse economie. Non so se si ripeteranno, nel senso che alcune forse sì, nel senso che se l'amministrazione decide di non ricoprire alcuni posti, quindi il dirigente dell'ufficio tecnico è da marzo che non viene, quindi abbiamo 10 mesi di economia. Non abbiamo coperto i posti, 2 posti da operaio che si sono liberati, non è stato coperto il posto da dirigente degli affari generali da metà ottobre, quindi complessivamente si riduce la spesa di personale di oltre 100.000 euro. E ci ha permesso questa cosa di finanziare alcune, quindi ad esempio abbiamo messo alcuni fondi per il rinnovo contrattuale, avete sentito in questi ultimi giorni che si parla del rinnovo contrattuale del pubblico impiego, non si sa ancora le cifre perché adesso sta viaggiando di tutto, prudenzialmente il personale ci ha fatto accantonare una certa somma che dovrebbe essere sufficiente per l'annualità 16-17, però qui non si sa, insomma. E l'operazione poi ci permette di accantonare una parte sul fondo di riserva, quindi avevamo 50.000 euro, ne vengono stanziati altri 55, mi sembra, arriviamo a 105 per affrontare, sapete che nel mese di dicembre l'unica cosa che possiamo fare sono i prelevamenti dal fondo di riserva, quindi per la famosa nevicata, insomma speriamo che poi in pianura non arrivi, però una nevicata normale costa 50-60.000 euro, quindi si fa poi presto a spenderli, insomma, quindi diciamo che ci mettiamo un attimo in mini garanzia per quello che può succedere a Oso. L'altra variazione importante è quella che riguarda il conto capitale, cioè sapete che i comuni sugli investimenti si muovono con dei limiti, purtroppo il nostro avanzo d'amministrazione, siamo una delle amministrazioni che hanno ancora dell'avanzo da spendere, però è contingentato, cioè non lo possiamo utilizzare tutto quest'anno. Abbiamo dei limiti da rispettare, quindi abbiamo un nostro spazio, diciamo così, del nostro bilancio naturale, per come è impostato il nuovo patto di stabilità dell'anno scorso, che si aggira, è più o meno la quota di capitale mutui che il Comune tutti gli anni rimborsa, più l'accantonamento al fondo crediti. Quindi noi abbiamo uno spazio fisiologico di circa 700-800.000 euro annuo. In più quest'anno abbiamo ottenuto dallo Stato uno spazio di 360.000 euro, quindi complessivamente quest'anno riusciamo a utilizzare circa 1.100.000 euro di avanzo d'amministrazione per gli investimenti. Quindi con questa operazione abbiamo rimesso in gioco le economie avute dalle aggiudicazioni fatte fino ad oggi e applichiamo l'ulteriore spazio che abbiamo, quindi per cercare di utilizzarli il più possibile, perché adesso sono previste anche delle penalizzazioni se l'ente rispetta troppo, cioè non va bene, quindi se uno ha degli spazi l'importante è che li utilizzi, cioè perché vuol dire che ha dei soldi che non li spende, insomma, quindi lo Stato se ne accorge, perché è già due, effettivamente il nuovo patto cerca di premiare davvero gli investimenti, insomma hanno cercato un po' di liberare un po' per gli enti che hanno le risorse, noi ancora siamo tra quelli.
E quindi dice però se ti diamo lo spazio cerca di utilizzarli, questo è un po' lo spirito della nuova norma. E quindi vedete un'applicazione dell'avanzo ulteriore di 200.000 euro che va a finanziare poi quei due interventi che diceva prima l'assessore. La manutenzione straordinaria a strade, quindi verrà approvato adesso un progetto da circa 250.000 euro, e l'integrazione del lavoro all'impianto termico delle due o tre scuole, quindi oltre alla sostituzione delle valvole c'è la, visto che si svuota l'impianto, la lavaggio e rigenerazione di tutto il circuito, insomma. Va bene, grazie. Interventi? Nessun intervento? Covili? C'è sempre il primo che deve rompere il ghiaccio. Allora, questa delibera è una delibera complessa, come ha detto Chini, l'assessore, anche di difficile lettura, ed è per questo che io ma senza polemica, quindi vorrei che fosse chiaro questo, quindi lo dico in premessa, e visto che nessuno di noi è contabile o laureato in economia, e visto che la lettura degli allegati sono altresì estremamente difficili e incomprensibili ai più, perché sfido chiunque di noi, adesso io un po' di bilancio ne mastico, ma se ci interroghiamo uno alla volta, forse di quegli allegati abbiamo capito poco tutti, perché sono documenti tecnici. Documenti tecnici, questo è il dato di fatto. In una sede quale quella del Consiglio Comunale, la mia raccomandazione è che l'assessore porti nelle delibere che riguardino il bilancio delle valutazioni di natura politica, che sono supportate dalle valutazioni di natura tecnica che ovviamente competono al dirigente. E oggi abbiamo capito poco, questo è il dato di fatto, quindi se il luogo del Consiglio Comunale deve essere il luogo della discussione aperta e sui contenuti comprensibili e comprensibili da tutti, così non può continuare, quindi esorto a una maggiore preparazione nella presentazione di queste delibere. Detto questo, il tema su questa delibera è un tema politico, quello che io vorrei affrontare, quindi non è assolutamente un tema tecnico collegato agli interventi che diceva anche il ragionier Chini, dirigente, prima. Perché su un tema, su un punto e su un tema di questa delibera c'è la caduta politica. Vorrei essere chiara, perché ci sono alcune cose sulle quali io personalmente, per l'onestà intellettuale che mi riconosco, soprattutto sul piano politico, non transigo. Ed è la seconda situazione che io vado ad evidenziare nel corso di questi 6 mesi di mandato elettorale. E mi dispiace anche qua riportare la memoria alla campagna elettorale, che è finita, ma non è finita quando andiamo a riprendere in mano documenti quali questo. Perché in più di un'occasione pubblica il signor sindaco, mio competitor, ha ribadito che erano state fatte importanti azioni a lotta all'evasione, IMU, non ICI perché è superata da un po', quindi ICI, va bene. E comunque, a parte questo, dove erano state riscosse centinaia di migliaia di euro negli anni in cui lui era assessore. Dopodiché andiamo ad apprendere che con questa delibera che in realtà, come io avevo sottolineato ribadendo quell'affermazione, mi dispiace, ribadendo quell'affermazione che si trattava di accertamenti. Dopodiché il riscosso è un'altra roba. È come quando uno dice adesso vado a raccogliere la frutta e penso di raccogliere 50 quintali di mele e poi ne raccoglie 10, c'è un meno 40. Allora, essendo che i cittadini quando si fanno quelle iniziative pubbliche non conoscono i termini di bilancio, dire che sono state fatte importanti azioni, a lotta all'evasione, per cui sono stati conteggiati 40.000, 200, 300.000 euro, in realtà sono qualche migliaio di euro, ecco,
si commette un atto ideologicamente scorretto, perché va spiegato che pensiamo di incassare se va bene, l'abbiamo messo a bilancio perché è un dato contabile, pensiamo. Dopodiché vedremo consuntivo quanti ne incasseremo e risponderemo ai cittadini di quanto siamo riusciti a incidere sulla lotta all'evasione. Venderla come un dato di fatto lo ritengo politicamente scorretto. Purtroppo i cittadini non conoscono la differenza tra accertato e incassato, ma perché non sono tenuti a saperlo, questo è semplice dato di fatto, e io ribadisco che su questa cosa il tema politico è molto evidente e lo sottolineo con l'importanza politica che deve avere e che debba essere riconosciuta. Altri interventi? Smaraldi. Sarete stupiti, ma faccio un intervento tecnico, perché è una delibera tecnica. Anch'io ho capito poco, a dire la verità, dell'esposizione.